Quarto, 5 Stelle nel caos, il sindaco valuterò dimissioni, non ho deciso, Grillo dal vlog, dimettiti, l'esempio vale più della poltrona. Non c'è nessuna intenzione di dimettermi, ho il sostegno di tutto il movimento, di tutti i cittadini di Quarto e le dimissioni non le ho prese in considerazione perché non ci sono i motivi. Ma ha fatto un video dicendo che non si dimette? Sì, perché in realtà non mi dimetto finché non ragiono con i miei consiglieri. E a Grillo quindi non è... Ancora nulla, non ho parlato con i miei consiglieri, è stata una giornata difficile. Qual è stata una sua iniziativa, un segnale che avrà voluto mandare anche al direttore, quello di fare questo video non concordato quando poi la posizione era un'altra del... Ma noi i video non li concordiamo, io non concordo le interviste, non concordo i video a meno che non ci siano reali necessità. Senta, nel video lei dice che da De Robbio non ha subito alcuna però minaccia. Però chiarito, il video l'ho usato proprio per chiarire. Ma il magistrato ha detto una cosa diversa, ha parlato proprio di... No, la prego, questa è una festa, mi lasci un attimo stare con il magistrato ha detto un'altra cosa però. Io ho capito quello che le dice, ho chiarito e in questo momento vorrei stare soltanto con le persone che sono venute qui per salutare. Sì, ma ha mentito nel video o al magistrato? No. Nessuno dei due. Vabbè, no. Ma lei ha subito delle minacce, delle pressioni o no? No. Grazie. Non è il mio uso mentire. Va bene, da oggi avete avuto un sacco di commenti, penso che vi bastano. Avete avuto un sacco di commenti. Senta, in questo si sente scaricata, sindaco, si sente scaricata dal Movimento 5 Stelle. No, però, no, guarda me, io so anche di questo problema. Vai piano. Allora qui c'è gran ressa perché il sindaco Rosa Capozzo è arrivato qui nella piazza di Quarto nello stesso momento in cui sul blog di Beppe Grillo è apparso invece un post in cui Beppe Grillo chiede a Rosa Capozzo di dimettersi per dare qui... Il sindaco Rosa Capuozzo afferma di non avere nessuna intenzione di dimettersi, nonostante le pressioni che arrivano da più parti. Ma proprio poco fa sia Di Maio che lo stesso Grillo chiedono esplicitamente al sindaco di fare un passo indietro. Il prezzo di stare nel Movimento 5 Stelle, scrive Di Maio su Facebook, è quello di essere sempre al di sopra di ogni sospetto. Per noi l'esempio vale più di qualsiasi poltrona, si legge sul blog del leader del Movimento. Noi dobbiamo garantire tutto il movimento e per questa ragione chiediamo con fermezza a Rosa Capuozzo di dimettersi, scrive ancora molto esplicitamente Grillo, e di tornare alle elezioni. Il post di Grillo arriva proprio mentre a Quarto era in corso la manifestazione O Voglia di Legalità, promossa dal locale Meetup Pentastellato, alla quale hanno partecipato centinaia di cittadini che si sono schierati con la Capuozzo. Per la suscita di scena il movimento cerca la forma migliore. Sul piatto offre alla Capuozzo una conferenza stampa insieme a Fico e Di Maio. Ma il sindaco di Quarto risponde picche. Esponenti del movimento la cercano, lei scompare dai radar per riapparire a metà pomeriggio con questo videomessaggio su Facebook. Un'autodifesa che è di fatto uno schiaffo politico ai 5 Stelle. Qua devo essere chiarissima, non c'è nessuna intenzione di dimettermi. Ho il sostegno di tutto il movimento, di tutti i cittadini di Quarto e le dimissioni non le ho prese in considerazione perché non ci sono i motivi. Replica punto per punto alle accuse Rosa Capuozzo, la prima fra tutti, i voti della Camorra ci fanno schifo, dice, e lancia l'affondo contro lo scrittore Roberto Saviano che stamattina aveva scritto: se non si dimette i 5 Stelle rischiano una macchia indelebile. Saviano, fuorviato dai media, poteva chiamarmi. Il tutto mentre sotto le sue finestre va in scena il flash mob della legalità in segno di solidarietà. È tardo pomeriggio quando arriva anche lei, non pervenuti invece i big del partito, un partito che chiude la saracinesca, nessun commento. A farlo il blog con questo post chiaro e forte: dimissioni perché sì, con l'hashtag no Camorra. È il prezzo della strada dell'onestà, si legge. Il sindaco a questo punto sembra ripensarci, valuterò la richiesta del movimento, non ho ancora deciso, dice. Ma se la Capuozzo dovesse proseguire per la sua di strada, i 5 Stelle potrebbero decidere di toglierle il simbolo. Sarebbe il secondo comune dopo Gela perso dal movimento nel giro di 2 settimane. Noi chiediamo che il sindaco prima di subito si dimetta, pensiamo che è già in fortissimo ritardo. Io quando ho letto ieri il post di Grillo sono balzata dalla sedia, cioè Grillo in sostanza riconosce che c'è stato un inquinamento camorristico, perché dice sì, ci sono stati dei voti inquinati, però non sono stati determinanti, come se l'onestà fosse una questione di matematica. In questa vicenda siamo parte lesa, il nostro sindaco è pulito e non ha mai ceduto a pressioni.